Allora, eccomi qua di nuovo. Allora, oggi ti parlerò di Avanti un altro. Avanti un altro, come ben voi sapete, io ci sono andato come concorrente. Ovviamente, che ho fatto? Quel giorno che ci sono andato, ovviamente non ho potuto aumentare il montepremi perché ho sbagliato due domande. Però, dopo la puntata che ho fatto, ho preso il video e ovviamente l'ho caricato nel mio sito, lo Stallone Italiano. Il video, dopo 2 mesi, è arrivato a 280.000 visualizzazioni. A un certo punto, che è successo? Vado a controllarlo come tutti gli altri giorni e il video non c'è. Ho detto, boh, sicuramente ci sarà un guazzo tecnico. E il primo giorno non c'era, il secondo giorno non c'era, boh, il terzo giorno non c'era. Questo video praticamente era completamente sparito dalla mia pagina. Mi sono detto, che cazzo, com'è possibile? Ho detto, ma chi mi ha levato? Ma questa è la pagina mia privata. Ho detto, YouTube, lo Stallone Italiano, è privato. Chi ci può entrare? Poche parole, che è successo? Siccome mi sono fatto scureggiare il cervello, perché mi è apparsa una cosa un po' strana, perché nel sito mio non ci può entrare nessuno, che ho fatto? Ho telefonato alla Endemol e ho chiesto spiegazioni. Loro, in poche parole, mi hanno spiegato che dopo tante visualizzazioni, poi specialmente personaggi come me che faceva ride, era gagliardo, simpatico e ho fatto lo sketch con Bonolis, praticamente il video è arrivato a molte visualizzazioni. In questo caso che hanno fatto? Mi hanno mandato un messaggio e mi hanno detto di levarlo perché c'erano i copyright. I copyright di che? Allora, che ho fatto? Praticamente ho parlato con un legale della Endemol e mi ha spiegato in poche parole che dopo tante visualizzazioni il video viene levato. Allora, che ho fatto? Ho preso, ne ho montato un altro, ho detto vabbè, senza che si fanno sentire le musiche, senza che si fanno sentire altre cose, ho detto mettiamoci sopra un'altra musica. Ma neanche quella è andata bene. Hanno preso e poi me l'hanno levato un'altra volta, senza avviso. Allora, io vorrei sapere solo di una cosa. La Endemol dice che ha messo dei diritti sia sulle visualizzazioni, sia sul video e sia ovviamente per i diritti d'immagine. La mia domanda è: perché su tanti video che ci sono davanti un altro praticamente venite a rompere proprio i coglioni a me? Quindi, allora, facciamo una cosa. Visto che purtroppo per me, purtroppo anche per voi, hanno levato questo video e voi purtroppo non lo potete più vedere, perché io ovviamente se no ero arrivato a molte più visualizzazioni. Allora, facciamo così: voi mettete i vostri commenti e mi fate sapere che cosa ne pensate. In più vi chiedo anche di questo: se c'è un legale o c'è una persona che comunque si intende di queste cose, eventualmente mi faccia sapere. Comunque, io adesso vi saluto. Un bacione e a presto. Comunque, ricordatevi, lo Stallone Italiano, il mio canale, è sempre aperto a voi. Ciao.